Allora apriamo la seconda parte del pomeriggio dando la parola a Paolo Mauri, risorse open per la scuola. Eccomi, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Parto un po' dal discorso che è stato fatto adesso da Alberto e da Laura sul discorso della condivisione della conoscenza e della condivisione delle modalità di fare, perché è quello che secondo me è la strada da percorrere per i docenti. Quello che vedete voi adesso è l'aspetto della WLDOS, si chiama così, è un sistema operativo completo pensato per la scuola e fatto da insegnanti, fatto non materialmente ma con le idee, supportato da una lista, una mailing list come quella di Porte Aperte sul web, formata da insegnanti soprattutto, che con il loro contributo danno consigli per creare questo prodotto. Comincio parlando di me. Sì, si vede. Intanto il programma che sto usando si chiama FreePlane, è un programma che serve per fare mappe mentali. Quasi tutti i programmi che poi vi nomino girano sotto qualsiasi sistema operativo, quindi sia su Windows che su macOS che su Linux. Io sono sempre stato un po' incuriosito dal discorso del computer. Mi ricordo quando andavo a scuola alle magistrali, sono insegnante di scuola elementare, quando andavo alle magistrali erano arrivati i primi computer e andavo nascosto ad accendere per vedere com'era questo computer, no? E mi è sempre piaciuto mettere un po' le mani, capire come funzionava, quali possibilità davano questi strumenti. E poi mi ha sempre affascinato il discorso del cooperative learning, questo lavorare insieme, questo condividere, arrivare a un risultato comune insieme. Quello che non so io lo sai tu, e ce lo diciamo e alla fine tutti e due abbiamo qualcosa in più. E qui c'è stato un po' l'incontro con la comunità di Porte Aperte sul web, perché ho trovato subito dentro in questo gruppo di insegnanti queste stesse cose di condivisione, quindi il fatto che ci sia una comunità di pratica e quindi l'apertura ai contributi di tutti, un forte spirito di condivisione, tutte cose che hanno detto giustamente prima e che continuano a esserci all'interno della lista. E poi il fatto che utilizzino strumenti open, strumenti con codice libero, quindi i vari CMS, WordPress, Joomla, Drupal e Plone i principali. E gli strumenti che si usano per comunicare, che è la mailing list. E questo pasticciare con il computer e con questo modo di utilizzare questi strumenti mi ha fatto incontrare la comunità del software libero. E mi ricordo ancora il primo giorno e in particolare il programma OpenOffice, non so se tutti lo conoscete. Il programma OpenOffice è una suite di Office completa, quindi con un foglio di calcolo, un editor di testo, un editor di presentazioni, un database e in più ha uno strumento per il disegno che era libera. Avevo letto che era frutto del lavoro collettivo di tante persone, di tanti programmatori, e questa cosa mi aveva affascinato. Ho detto ciao, lo scarico, lo provo. Ho scaricato e provato e a un certo punto ho detto e perché non usare solo quello? Allora ho detto boh, tiro via Office dal mio computer. E mi ricordo che quella volta lì, prima di dire disinstalla, ho detto e dopo? Riuscirò ancora a vedere i miei documenti e riuscirò ancora a lavorare. Sì, riesco a vedere i documenti, riesco a lavorare, riesco a fare tutto. Si riesce a fare tutto. E allora dico, ma scusami, sono tranne le macro degli invalsi. Che gli invalsi continua a darci con Office, gli abbiamo chiesto, non so se lo sapete, come lista qui abbiamo cercato di
sensibilizzare gli invalsi perché ci dia delle macro anche nel formato LibreOffice. Poi se uno vuole usare Office è liberissimo di farlo. E allora il passo successivo che ho fatto è: cavoli, ma uso questo, funziona, c'è che provo anche un sistema operativo completo. E allora c'è stato che è completamente libero. E allora c'è stato l'incontro con Linux, il famoso pinguino. Penso che ne avete sentito parlare un po' tutti, no? E mi sono accorto che le cose funzionano, cioè riuscivo a farle tranquillamente. E allora ho cominciato a conoscere un po' di più, a informarmi un po' di più di quello che era il mondo del software libero, il mondo open, eccetera, eccetera. E sono venuto a conoscenza con questi due personaggi. Questo qui si chiama Richard Stallman, è quello che ha fondato la Free Software Foundation in America, è un po' un talebano del software libero, nel senso che secondo lui bisogna essere ancora più di quello che si dice. E poi c'è Linus Torvalds, che è stato il programmatore che ha inventato l'inizio di Linux, il famoso kernel, che ha buttato in una lista e ha detto: ho fatto questa roba qua, vedete un po' se può funzionare. E poi negli anni è diventato quello che è diventato, grazie proprio al fatto che l'ha messo in condivisione e ci hanno potuto lavorare in tanti. Ecco l'importanza della rete. Quindi cooperare, collaborare, condividere, tutte cose che ci sono anche nella comunità di porte aperte. E la cosa bella del software libero è che è personalizzabile, nel senso che se tu hai un'esigenza particolare e puoi venire a contatto con i programmatori e poi dirgli le tue esigenze e dirgli: ma quell'aspetto lì non si può fare così, non si può fare cosa, oppure se ne hai le conoscenze per, puoi anche metterti tu a modificarlo, naturalmente se hai le conoscenze per, io non sono capace, però si può intervenire in prima persona. Per far questo ci sono degli strumenti per condividere, quindi il wiki, sapete tutti cos'è, no? Wikipedia è quella piattaforma enciclopedica. La cosa fondamentale del wiki è che è in rete e chiunque, a seconda di come gestisci i permessi, chiunque può modificare i contenuti in maniera molto veloce. Basta cliccare sul tasto modifica e tu puoi accedere e puoi cambiare i contenuti, come il wiki di porte aperte su web, per esempio, no? E poi le mailing list e quindi la possibilità di interagire con tante persone in maniera molto veloce, molto pratica, rispettosa anche della privacy, perché non sono obbligato a vedere gli indirizzi di tutti quanti, ma con la sicurezza che tutte le persone che sono iscritte possano conoscere quello che viene detto, non perdere i pezzi e continuare. E il pad è uno strumento sempre online che permette invece la scrittura sincrona. Se voi fate in un motore di ricerca, ci scrivete pad online, per esempio, trovate un po' di risorse. E poi questo mondo del software libero mi ha fatto incontrare un sacco di persone, perché quando tu partecipi alla lista è la persona che scrive e quindi cominci a conoscere le persone. È veramente un incontro di persone. Per esempio nella lista Wild è molto, c'è Matteo Ruffoni, c'è Pietro Pillori, Massimo Bosetti, alcune persone che sono qui presenti sono iscritte anche loro alla lista Wild, Antonio Facchetti per esempio, Pier Michele De Agostini. Se non ci fosse stata questa cosa non l'avrei mai incontrata. Attenzione però a non confondere la parola libero, free in inglese, con gratis, perché non è mica sempre così, cioè, o meglio, non è così. È vero che questi programmi sono a disposizione in maniera libera e anche gratuita, però ci vuole tempo, quindi uno deve investire del tempo per imparare le cose, se vuole può anche investire denaro nello sviluppo, perché questi programmi funzionano se ci sono le risorse per fare ed evolvono se ci sono le risorse per andare avanti. Ecco che allora si ribalta il discorso: non sono più io che compro un programma a cui mi devo adattare, ma sono io che sovvenziono un gruppo, un team, un programmatore, perché
adatti un programma a me.